Un saluto e bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori per le nostre rubriche Medicina Regione Lazio. Anche oggi andiamo ad affrontare un tema relativo ovviamente alla medicina e alla nostra salute ed è un tema, diciamo, un po' di nicchia, ma scopriremo molto importante per chi ne è affetto. Parleremo di morbo di Crohn, quindi siamo nel mondo della gastroenterologia. Ovviamente, come sempre, ne parliamo dalla voce esperta di una dottoressa che è proprio esperta su questo tema. Vi presento a fianco a me la dottoressa Emanuela Visconti. Benvenuta. Salve, ben trovati. Grazie mille per la sua partecipazione. Grazie a voi. Allora, morbo di Crohn. Scopriamo subito che cos'è e perché è molto importante sapere se lo abbiamo. Allora, il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica intestinale, che vuol dire che è una malattia che di base si presenta ad intervalli nella vita del paziente, quindi alterna dei momenti in cui è attiva a momenti in cui è un po' più quiescente. È importante fare una corretta diagnosi perché di base, essendo una malattia cronica, necessita nel corso della vita al paziente di un percorso guidato, deve essere sostanzialmente affiancato da professionisti che riescano a fare una diagnosi corretta e accompagnarlo verso il benessere fisico. Quindi per questo è necessario in qualche modo che la diagnosi venga fatta tempestivamente e che il paziente sia affidato a una equipe che sappia occuparsi della problematica. Proprio del morbo di Crohn. Come mi accorgo se sono affetto da questo morbo? Beh, allora, fare diagnosi non è sempre semplicissimo perché in realtà spesso e volentieri l'esordio è un pochino subdolo, nel senso che può manifestarsi con sintomi che non sono specifici per la malattia stessa. Sono sintomi caratterizzanti per cui abbiamo spesso dolori addominali ricorrenti che si accompagnano a febbricola, si accompagnano a un aumento del numero delle evacuazioni in maniera importante, quindi spesso e volentieri il paziente riferisce di avere 7-8 evacuazioni durante il giorno, si accompagnano spesso nel tempo a un dimagrimento anomalo cosiddetto, no? Per cui magari il paziente, pur mangiando sempre uguale, tende a perdere peso e quindi di base è raro che esordisca con tutti i sintomi insieme, spesso e volentieri da qualche accenno per poi in qualche modo fiorire, no? Mm-hmm. E quindi in questo tempo che precede la diagnosi la maggior parte dei pazienti tende un pochino a fare un po' un'autodiagnosi del magari ho mangiato male, magari qualche cosa mi avrà fatto male, quindi anche loro stessi tendono un pochino a presentarsi tardivamente dal medico e quindi si arriva magari in uno stadio in cui la malattia è già bella avanzata. Quindi diciamo che il consiglio che spesso si dà, esatto, è proprio di avere un'attenzione perché esistono i cosiddetti sintomi di allarme. È vero che il mal di pancia tanti di noi possono viverlo nell'arco della vita ad episodi, è vero che a volte potrebbero esserci episodi di diarrea, ma quelli del Crohn sono piuttosto caratteristici, ok? Certo, immagino. Iniziano ad essere, ecco, veramente diverse evacuazioni e il paziente anche di notte tende ad avere un'urgenza, magari ad andare di corpo, può avere febbre, può avere sangue nelle feci, quindi esistono anche delle caratterizzazioni esterne, insomma dei sintomi extraintestinali e quindi è importante che il paziente abbia, io dico sempre ai miei pazienti, un po' le antenne sollevate, no? Certo. Per cui sì, va bene informarsi un po' col medico di famiglia, ma quando c'è qualche cosa che ci fa un po' drizzare le antenne, allora dobbiamo andare proprio dallo specialista, dal gastroenterologo. E quindi basta contattare un gastroenterologo per sollevare, segnalare questi sintomi o comunque questo corredo di sintomi? Beh, di base sì, il primo step è proprio un gastroenterologo, per cui diciamo che il paziente classico che può avere una diagnosi di Crohn spesso è un giovane, spesso ha appunto avuto un'alterazione di queste, ha avuto questi sintomi che abbiamo appena detto, a episodi ricorrenti, e per cui approda dal gastroenterologo e ovviamente si faranno dei primi accertamenti cosiddetti di primo livello, per cui
essendo una malattia infiammatoria, di sicuro andrò a cercare sulle analisi degli indici di infiammazione, di sicuro andrò magari ad esplorare con esami piuttosto semplici di primo livello, per cui magari un'ecografia anche delle ansie intestinali, cioè cercherò di capire qual è il senso di urgenza, certo, prima di arrivare eventualmente a una colonoscopia, perché diciamo che quello è l'esame principe, essendo una malattia che colpisce, può colpire prevalentemente una parte del piccolo intestino, il cosiddetto ileo, e una parte del colon, sicuramente la colonoscopia è l'esame principe. Ok, quello che diciamo cala le carte. Corredata, sì, da una ileoscopia retrograda, per cui di base diciamo è l'unico modo per fare una diagnosi corretta con l'esame istologico e la biopsia. Ok, ma e si guarisce dal morbo di Crohn? Si può stare bene, nel senso che è una risposta difficile, un po' elastica, perché di base ci sono pazienti che hanno riacutizzazioni estremamente dilazionate negli anni, per cui conducono una vita normalissima. E pazienti in cui invece la malattia si presenta in forma piuttosto aggressiva e quindi magari sono necessari degli accessi in ospedale più volte durante l'anno. Di sicuro si può fare una terapia che tende a addormentare, passatemi il termine, un pochino la malattia. Si okay. cerca, quello è un pochino lo scopo, in maniera tale che il paziente possa condurre appunto una vita normale quanto più possibile. Tutto dipende intanto da come si presenta la malattia stessa, perché è estremamente variabile il quadro di presentazione e l'evoluzione. Esistono processi infiammatori che sottostanno alla malattia che determinano magari un restringimento intestinale, le cosiddette stenosi. Esistono dei processi infiammatori che creano poi, portano alla creazione di fistole, di ascessi. Quindi diciamo che non si può fare esatto un quadro preciso e standard. Esatto. Sicuramente bisogna affidarsi a mani di esperti sull'argomento e sicuramente bisogna stare molto sotto controllo. Sì, essendo una malattia infiammatoria cronica intestinale, la diciamo continuità assistenziale credo che sia la parte più importante. Certo. Per certo. cui di base io approdo sia un gastroenterologo, ma di sicuro il consiglio è quello di andare ed essere in cura presso dei centri di riferimento a livello regionale. Questo perché? Perché i centri di riferimento fanno sì che ci sia un'equipe multidisciplinare. È una malattia che coinvolge sì il gastroenterologo, ma in alcuni periodi coinvolge altre figure specialistiche, per cui il chirurgo, magari anche il nutrizionista, proprio perché il paziente tende ad avere un malassorbimento, ad avere una perdita di peso, quindi più figure devono poter collaborare insieme e la storicità, l'andamento della malattia negli anni è fondamentale, perché magari mi rendo conto che un determinato farmaco ha avuto successo, un altro no, magari il paziente è stato sottoposto già a un intervento chirurgico, quindi diciamo lo che storico e le decisioni prese per arrivare, insomma, per costruire quello storico sono fondamentali. Per essere un percorso sano, il paziente deve essere assolutamente inserito in un centro di riferimento. Il battitore libero, il medico che lavora di per sé, non riesce ad avere un quadro completo, ecco, della situazione. Allora, io invito ovviamente i nostri ascoltatori a riferirsi a lei qualora avessero sentore di questi sintomi che abbiamo descritto. La troviamo al 349 2607 583, la troviamo su Instagram _ emanuele.visconti_. Abbiamo una mail emanuelavisconti.benessere@gmail.com e un ovviamente policlinico di riferimento. Allora, io sono stata nel policlinico di Tor Vergata tantissimi anni, proprio nella IBD unit, e quindi ci sono tantissimi colleghi che lì si occupano nello specifico. Io quando ho un paziente lo inserisco assolutamente in un percorso di un'unità multidisciplinare, perché
perché il fine ultimo è avere cura del paziente, quindi è necessario che il paziente stesso abbia un riferimento dove poter accedere, un policlinico, una struttura dove l'endoscopia, la chirurgia, l'aspetto della nutrizione, gli ambulatori, tutti sappiano tutto del paziente, quindi è fondamentale. Benissimo, importante, molto importante questo approfondimento. Noi salutiamo per adesso tutti i nostri ascoltatori di Medicina Regione Lazio e magari ci rincontreremo per qualche altro argomento sicuramente interessante. Di nuovo grazie, grazie e un saluto a tutti.